Questa è la maglia pipistrello, è un grano quadratone, ha due cuciture sotto, ok, potete vedere, quindi va messa con le cuciture giù, in basso. Okay. Allora, così, il filo normale, si può lasciare semplice, cade giù, oppure si può chiudere in questo modo, dietro così. Se piovigina o fa un po' freddo, tipo c'è l'aria, il vento, si può mettere in questo modo, molto meglio in palla. Oppure, se vogliono lasciare le spalle scoperte, così, lascia cadere giù. Ok, la si può o puntare con una spilla, oppure si mette una fascia che tiene chiuso. Ok, poi la posso togliere e mettere al contrario, quindi questa è la parte che di solito va dietro, la metto davanti in questo modo, poi prendo i due estremi con la parte bassa, okay. Dietro incrocio, e li riprendo davanti bene con gli angolini, la posso annodare all'alto, la posso annodare dietro oppure annodare avanti così all'alto. Tirano un po' giù, okay. E questo collo, se voglio, lo tiro giù e lo lascio cadere, quindi è tutto un altro da colenza con la schiena scoperta, carina, oppure semplicemente annodarla dietro, cioè da qui si può fare un nodo. Poi tolgo, prendo le maniche, quindi ho solo preso le maniche, giro indietro e allaccio dietro la testa. Dietro la testa, prendo la parte restante della maglia, tiro bene, la porto bene dietro in vita, punto, e tiro dall'altra parte e diventa un vestitino. Okay. Questo drappo qua lo posso puntare, in questo caso lo punto dentro il pantalone, oppure metto una spillina o anche lì una fascia in vita, okay. O se no lo punto dentro il pantalone stampo. Ok? Yes. Poi riprendo la maglia in questo modo, spero che mi farà dei tagli. Rivado? Ok, vai. Allora, così, punto, punto. No, aspetta, facciamo un attimo questo. Così, così, la posso puntare dietro e qua annodo le due manichine. E diventa, insomma, un po' tipo pareo se vuoi. Okay. Poi, riprendendo le maniche, come avevo fatto prima, le posso annodare avanti. E andare su e mettere sul seno in questo modo. O punto qua con una spillina, oppure lascio aperto ed è molto, molto danzante questa. Ok, giù. Questo può anche diventare una gonna. Questo. Allora, prendo la maglia, metto la manica sull'anca in corrispondenza dell'anca. Questo drappo lo metto così, l'altra manica viene in corrispondenza dell'anca destra e chiudo. Ora, una manica sparisce, devo fare tutto l'ordine giù, l'altra la prendo così, tiro bene, fascio, prendo la punta della manicina e la punto sotto, così, e mi diventa una gonna. Ok, quindi maglia, vestitino e gonna. Questa è la maglia pipistrello.